Inaugurato oggi in contrada Palazzo Accassibile nel Siracusano il campo destinato ai lavoratori stagionali dell'agricoltura, un vero e proprio villaggio che ospiterà 17 unità abitative per un'ottantina di stranieri. Il sito di proprietà del comune di Siracusa è stato attrezzato grazie a un finanziamento del Ministero dell'Interno del valore di 242.000 euro. L'apertura del campo segna l'avvio di altri due progetti. L'Ufficio speciale per l'immigrazione dell'Assessorato alla Famiglia della Regione Siciliana, che assicurerà una serie di servizi a chi alloggerà in questa struttura, dal trasporto nei luoghi di lavoro al pasto quotidiano. Il secondo progetto, l'ISIM, Integrazione Sanitaria Innovativa Multilivello, di cui il Comune di Siracusa è capofila, insieme al partner l'ASPE di Siracusa e l'IFO, Istituti Fisioterapici Ospitalieri, garantirà la creazione all'interno del campo di uno sportello della salute. Presenti in questa giornata di inaugurazione i cittadini di Contrada Palazzo Accassibile, giovani e non, insieme al comitato cittadino contrario al villaggio per i braccianti agricoli stranieri, che oggi ha deciso di protestare, seppur in forma pacifica, con semplici striscioni e slogan. Noi ci auguriamo, noi ci fidiamo della parola del prefetto. Il prefetto si è impegnato affinché Contrada Palazzo riviva e non venga demolita così come è stato fatto oggi. Oggi è un giorno triste che noi registriamo come il giorno più buio della storia recente di Cassino. E invece aspettiamo giorni migliori, soprattutto per i residenti. 60-80 immigrati, il centro è inutile, non serve a niente, è inutile anche il luogo scelto. Insomma, è tutto un progetto sbagliato. Queste scene, queste cose le abbiamo viste già 10 anni, 15 anni fa, le stiamo ripetendo. Evidentemente la storia non ha insegnato nulla. Bisogna puntare sull'accoglienza diffusa nel territorio. E quindi protocollo d'intesa subito fra sindaci, comuni limitrofi, e datori di lavoro, associazione datoriale, affinché queste persone vengano accolte dignitosamente in tutti i comuni della provincia. Cassibile ospita sin dagli anni 70 una vasta comunità di extracomunitari, oltre 1.000, abbiamo una moschea, abbiamo tanti giovani che giocano con i nostri ragazzi, tante persone che si sono affittati casa a Cassibile. Penso che l'80% degli immobili in affitto è dato ad extracomunitari. Mai c'è stato un episodio, mai c'è stato problema di razzismo, di intolleranza. Chi ci dice questo è il vero razzista. I giovani non abbiamo nessun tipo di problema con gli extracomunitari, giovani e non. Diciamo, la storia del nostro paese ne è la dimostrazione. Abbiamo amici extracomunitari, anche i miei vicini di casa sono extracomunitari integrati nel paese da tantissimo tempo. E proprio per questo, proprio perché non esiste odio e discriminazione, andiamo contro questo centro, che per noi altro non è che un mezzo per istigare alla ghettizzazione e istigare le persone all'odio e alla differenziazione. Chiuderli dentro un centro, in un ex impianto fognario, dietro un cancello, vuol dire ghettizzarli e creare differenze. Noi non siamo d'accordo.